Ciao a tutti e bentornati sul canale. No, non è un video clickbait perché no, non so da dove iniziare, spero che non mi cada niente. Questo è tutto ciò che vedrete in questo video. Non ci sta tutto qua dentro, non ho mai riempito questo contenitore. Febbraio, nonostante sia il mese più corto dell'anno, penso sarà il mese in cui ho smaltito più cose in assoluto. Quindi munitevi di una bella tisana, perché questo sarà un video chilometrico, io lo so già, e quindi mi sono già munita di tisana al cioccolato. Ma prima di iniziare, come sempre, se non siete iscritte, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. A cosa serve? Nel momento in cui io pubblico un nuovo video, vi arriva direttamente la notifica. In questo modo mi avrete sempre in mezzo alle scatole e non perderete nessun video. Allora, non so da dove iniziare, perché è tipo una torre di Babele, penso che inizierò da lei. Ragazzi, ho finito una crema corpo, siete emozionate con me? Questa l'avete vista nei preferiti di gennaio perché è un prodotto super promosso e contemporaneamente super deludente. Brevemente, per chi si è persa le precedenti puntate, ho acquistato questa crema su Maki Beauty dopo che avevo ricevuto un campioncino del burro a corpo. Siccome quando io l'ho messo sul carrello nel mentre l'hanno esaurito, ho detto vabbè, prendiamo il balsamo. Cosa vuoi che cambi? Profumazione identica, l'effetto sulla pelle è qualcosa di meraviglioso. È il primo inverno in cui io non ho la pelle a squame nelle gambe. So che fa schifo dirlo, però chi soffre di secchezza sulla pelle mi capisce. Il problema qual è? Che questo prodotto, a differenza del campioncino, quindi del burro corpo, che è proprio in un barattolo, contiene il paraffinum liquidum e più giù il la paraffin. Quindi io l'ho messa, non guardavo l'inci, chiudevo gli occhi, però l'ho terminata e vi assicuro che nessuna crema. Sì, ok, adesso mi direte che la paraffina è un derivato del petrolio, che i petrolati fanno male, siliconide, mi pare bene, ne sono consapevole, però io i soldi ormai li avevo spesi, quindi piuttosto che buttarla, l'effetto sulla pelle è qualcosa di eccezionale. Infatti io comprerò sicuramente il burro corpo. Mi è dispiaciuto molto scoprire questo una volta che ho aperto il pacco dell'ordine, però vi assicuro che nessun prodotto, vi dicevo, mi ha mai reso la pelle così morbida, setosa, un qualcosa di incredibile. La profumazione non sa di oliva, è molto delicata, molto buona, sa tipo di quelle creme per bambini, ha quelle profumazioni molto delicate. A me è piaciuta un sacco, ragazze, mi dispiace perché anche io ci faccio molto caso all'inci, però a me cosa facevo? Ormai l'avevo comprata, l'ho pagata e l'ho usata. Poi ho terminato quest'acqua micellare 3 in 1 di Clinians con estratto di malva, senza alcol, senza profumo e senza parabeni. Nuova formula, allora senza profumo no, perché questa mi è stata regalata, no, in termine brutto, perché mi è stata ceduta da una mia conoscente e dicendomi che puzzava di cane morto e quindi a lei faceva schifo usarla. Benissimo, sempre molto delicate le persone quando devono parlare. Allora, sicuramente ciò che si sente è l'estratto di malva perché è proprio un profumo pungente, floreale o comunque erbaceo. Non mi è dispiaciuta per niente, perché comunque l'effetto sulla pelle era molto rinfrescante e sono contenta perché solitamente questo effetto si trova nei prodotti che contengono alcol. Col tempo mi sto documentando, io adoravo i prodotti che contenevano alcol perché danno appunto quella sensazione di freschezza, con l'effetto bello rinfrescante sul viso, ma non è una cosa positiva. Invece questo prodotto dava appunto questo effetto rinfrescante, ma non contiene alcol. Non vi dico che sia eccezionale come struccaggio, perché comunque sì, la base la toglie quasi tutta, gli occhi no, i rossetti liquidi no, però diciamo che la utilizzavo per rimuovere gli eccessi di, scusate, non gli eccessi, i residui. Cioè, io prima mi struccavo, toglievo i residui con questo e poi passavo alla detersione e tutta la mia skincare serale. Mi è piaciuta, nonostante la profumazione che appunto non è così sgradevole, non penso che lo riacquisterò, perché comunque ho già delle acque micellari preferite e nel caso, scegliendo fra queste le mie preferite, ricomprerei le preferite, ovviamente.
Poi ho terminato due bagnoschiuma da 400, entrambi da 400 ml di Yves Rocher. Questa era una versione natalizia al white vanilla e questo invece era un bagno doccia rilassante con more e lavanda. Erano molto diversi perché questo era molto più liquido come consistenza, come texture, questo invece era proprio geloso. Io una cosa che detesto e che odio profondamente di Yves Rocher sono queste cacchio di confezioni, perché ogni volta se qualcuno era in casa e sentivo mio c***o era perché aprendole mi si spaccava un'unghia. Sono troppo resistenti e purtroppo questo fattore l'ho trovato in qualsiasi cosa che ho comprato di questo marchio: i bagnoschiuma, lo shampoo, i balsami, detergenti vari, tranne quello in tubetto. Quello no, non ce l'aveva perché era il classico tappo, però il tonico. Qualsiasi prodotto hanno questa apertura che veramente è impossibile da aprire e quindi era fonte di imprecazioni a non finire. Però nel complesso molto buoni, molto profumati, soprattutto questa mi è piaciuta ancora di più rispetto alla lavanda e mora. Sono veramente una coccola. Poi sono boccine a 400 ml, quindi come prezzo diciamo che è abbastanza conveniente. Ecco, altra cosa di Yves Rocher che ho terminato è questo shampoo nutri riparatore senza parabeni e senza coloranti, anche senza siliconi, per capelli molto secchi e crespi. Io solitamente vado ad alternare uno shampoo molto purificante e uno shampoo comunque bello nutriente, proprio per non far seccare troppo i capelli, anche perché la zona comunque delle lunghezze delle punte ce l'ho abbastanza secca. Nonostante io comunque li tagli abbastanza frequentemente e non sia solita ad utilizzare strumenti di calore come ferro, piastra, eccetera, comunque la parte finale è abbastanza secca e quindi lo vado ad alternare. Lo shampoo mi è piaciuto tantissimo perché rende i capelli subito morbidissimi, proprio si vede che li nutre in profondità, però anche qua problema del tappo. Vabbè, comunque confezione da 300 ml con olio di jojoba, questo mi è piaciuto tantissimo, se non sbaglio un anno ve l'ho anche messo nei top dell'anno, forse il 2017 o 2016, veramente fantastico, uno dei pochi shampoo che ho già ricomprato alcune volte. Ho terminato questo profumo che mi è stato regalato per il mio compleanno. L'ultime gocce proprio non volevo usarle, mi è uscito da morire ed è il My Burberry e non solo, ho anche acquistato l'equivalente da appunto equivalenza, non so perché sia così unto, chissà cosa c'è qua dentro, li ho terminati entrambi, è una profumazione che io ho stra-amato alla follia ed era fra l'altro una profumazione che non conoscevo, vi invito a provarla perché è qualcosa di, cioè è diventato il profumo della vita. Io pensavo di aver trovato il mio profumo con la Vie Belle, ma questo rimane meno dolce e più fresco. Devo andare a ricomprare, sicuramente prenderò la confezione da 100 ml, però questa è da 30, lo teniamo in borsetta, veramente qualcosa di, non so neanche che dirvi perché è veramente un profumo così. Non pensavo potesse piacermi così tanto da arrivare in vetta ai miei profumi preferiti. Non so neanche come descriverlo perché comunque non pensavo in realtà che un profumo regalato, quindi senza sapere i miei gusti, senza conoscere i profumi che già utilizzavo, veramente questa mia amica ha fatto centro. Fra l'altro io devo dire che l'ho finito. Questo mese tantissimi prodotti per capelli e ho terminato anche questo prodotto di Head & Shoulders, uno shampoo al limone. Io non ho problemi di forfora, però ho un capello che, ne abbiamo parlato in questi giorni su Instagram, mi si ingrassa in neppure 24 ore. Non so se è in base degli integratori che sto prendendo, però proprio ho una sovrapproduzione di sebo, quindi sia capelli che viso ne stanno risentendo molto. Io aspettavo il fatidico mese di febbraio come il mese in cui potevo utilizzare tutti i prodotti idratanti, nutrienti, e invece niente. Quindi questo stra consigliato, sgrassa in profondità i capelli. Non ho notato particolari problemi di secchezza perché a volte quelli purificanti al contempo seccano molto sia la cute che le punte. Veramente buonissimo. Questo fra l'altro l'ho già ricomprato perché l'ho trovato in promozione da acqua e sapone a tipo 1,90 € più o meno. È un mese che veramente ho finito la qualunque. Ho terminato anche questi due campioncini di Hair Food Maschera di Fructis. Ultra nutritiva ed è alla banana. Io
ho acquistato quella in full size alla papaya, ma non mi ha fatto impazzire, la verità. Come maschera da tenere in posa qualche minuto sotto la doccia? Ni. Quindi questa me l'ha procurata amica, mi ha detto che ne ha tanti altri da farmi provare. Ed è, vi dico, un prodotto vegano con una formula al 98% biodegradabile, testato dermatologicamente, non contiene siliconi, non contiene coloranti artificiali, specifica per capelli secchi. Io questa la mettevo dalle lunghezze, comunque da metà capelli, quindi fino alle punte, legavo i capelli il tempo di lavarmi e poi risciacquavo, quindi la tenevo in posa quanto? 3 minuti? I capelli erano super morbidi, si disseccavano quasi da soli e grazie a questa maschera io, mentre dovevo asciugare i capelli, non usavo nessun altro prodotto districante. Solitamente uso quello di Sunsilk, di cui vi ho parlato in qualche video precedente. Non è stato necessario. Sicuramente questa la acquisterò in full size, ma prima devo smaltire un bel po' di maschere che ho, perché son piena. Però prodotto assolutamente consigliato e che acquisterò prima o poi. Fra l'altro il profumo è qualcosa di buonissimo, ma vabbè. Poi ho terminato questa crema viso di Nonic, che contiene mango, aloe vera, maracuja, burro di mango, adesso non ricordo bene tutti gli ingredienti, però la trovate già recensita nel blog, vi lascio giù il link nell'info box. È una crema appunto energizzante, ma non è la classica crema per pelli miste, perché è una crema fondente super fluida e solitamente invece le creme per pelli miste sono un po' più gellose o secche, proprio perché non deve andare a idratare troppo. Non ha un effetto opacizzante, quindi per quello vi dico non è la classica crema per pelli miste. E sì, energizzante, infatti ultimamente quando la mettevo al mattino comunque la pelle un po' mi tirava, perché un minimo di effetto opacizzante ce l'ha, però se avete una pelle eccessivamente mista non ve la consiglio. Se invece avete una pelle mista e quindi che va idratata ma che non richiede un effetto particolarmente opacizzante, è ottima. Non so se mi sono spiegata, perché comunque anche la pelle mista va idratata. C'è la credenza che una pelle mista non vada idratata. È sbagliato, perché se si usano prodotti troppo opacizzanti poi c'è l'effetto rebound, ossia che dall'eliminare il sebo se ne produce il doppio. Quindi se voi cercate comunque un'idratazione leggera per una pelle mista, questa ve la consiglio, prodotto biologico che è certificato, non mi ricordo che cosa, e mi sono dimenticata che Nonic è un brand tedesco, io amo la cosmesi tedesca, mi sono sempre trovata benissimo. Vegano, senza olio di palma, senza parabeni, senza PEG, poi vabbè tutto scritto in tedesco quindi non vi saprei dire. Mi rendo conto che non sia facilissimo da reperire, però magari se andate su Google e mettete Nonic online vi dà tutti i negozi dove è possibile reperire questo marchio. Io sento a credere di aver finito tutte queste cose questo mese. Altra accoppiata che ho terminato a febbraio. Ve l'ho detto, i miei capelli si stanno sporcando, quindi li sto lavando a volte anche tutti i giorni, è successo. Quindi ho veramente usato un sacco di shampoo. Perché una di voi mi ha detto che il plurale è shampoo. Ora so come dirlo. Questa è una nuova linea di Sunsilk con olio d'argan e di mandorle, il balsamo per capelli fragili, forza antirottura, e invece lo shampoo contiene radice di ginseng e olio, anche questo antirottura, capelli 5 volte più forte dal primo lavaggio. Allora, lo shampoo è 0 parabeni e 0% coloranti, il balsamo non accenna nulla di tutto ciò. Allora, non hanno chissà quale potere sgrassante, però insieme li ho amati. Questo balsamo è estremamente nutriente, districante. Penso di riacquistarlo il prima possibile perché è veramente ottimo. Invece, anche lo shampoo è senza parabeni, era scritto qua. Io non sopporto quando scrivo le cose un po' random, un po' qua, un po' su, un po' dietro. Vabbè, comunque, insieme è vero, perdevo molti meno capelli anche proprio durante il lavaggio. Me ne rendo conto da ciò che lascio nel pavimento della doccia, quindi se cercate comunque qualcosa che vi rinforzi i capelli ma che allo stesso tempo li vada a nutrire, lasciare morbidi e molto anche profumati, questa è una linea che vi consiglio assolutamente. Volevo lasciarvi questo prodotto come pezzo forte per ultimo, ma non resisto. Ho terminato il calendario dell'avvento di Essence e voi direte: ma te sei scema, siamo a febbraio, c'è un motivo. OVS recentemente ha scontato tantissimi prodotti, cofanetti, calendari dell'avvento,
E questo ad esempio, che come prezzo pieno era 29,99, io l'ho pagato 5 euro. Il fatto è che dietro, vediamo se riesco a inquadrarli, dietro ci sono già tutti i prodotti che si trovano all'interno del calendario, quindi io ero già consapevole di ciò che avrei trovato al suo interno. Mi sono un po' incasinata perché queste caselline erano richiuse talmente bene che inizialmente non ho capito se dovessero aprire lateralmente, anche perché ce n'è una qua, una qui, una qui e tutte le altre frontali, e quindi inizialmente l'ho aperto da qua. Allora, la verità, l'ho detto tantissime volte, a prezzo pieno mai nella vita, perché ho trovato all'interno 1, 2, 3, 4, 5 smalti, poi ho trovato del, oddio come si chiamano, i bigliettini per Natale, 3 basta. Poi ho trovato dentro degli elastici, ho trovato dentro degli adesivi per i pacchetti di Natale, una lima, non so come chiamarli, degli stencil per fare la manicure, che sono tipo quelli per fare le formine, ho trovato dei tatuaggi per, come bracciali e qua nelle dita, ho trovato alcune cose che appunto non è che fossero così belle dentro un calendario, però ho trovato anche una palette di illuminanti, ho trovato dentro anche un mascara incurvante che non ho ancora aperto, perché ne ho già aperto un altro che è quello che vedete ed è stupendo, è il mascara Total Temptation, però nella formulazione Decadent Black, che è quella che profuma di cioccolato, quindi non volevo aprire un altro mascara in così breve tempo. Poi c'era anche una matita per sopracciglia, un pennello da contouring, quindi diciamo che già solo questi prodotti per 5 euro si poteva fare, ma a prezzo pieno mai nella vita. E in realtà mi è piaciuto tantissimo come abitudine, perché ormai era proprio diventata una routine. Ogni sera quando tornavo a casa di fare lo spacchettamento con voi, e tanti di voi mi hanno detto che era ormai un appuntamento fisso, e mi è piaciuto appunto creare questo legame ancora più forte e più saldo con voi. Chissà se creeranno un altro calendario comunque prima di Natale, perché secondo me solo a Natale è un po' brutto, nel senso che perché deve esserci un calendario solo nel periodo di Natale? Non la trovo giusta questa cosa. Mi piaceva magari uno, cosa ne so, boh, per l'arrivo dell'estate, boh, uno per la primavera, perché solo per Natale? Quindi protesta, io voglio più calendari dell'avvento durante l'anno, se qualcuno mi ascolta, grazie. Poi, mamma mia, ho terminato questo deodorante di felce azzurra, deo spray, testato per peli sensibili, non contiene parabeni, coloranti e alcol, 48 ore. Allora, io non ricordo, ve l'ho letto, ma questo doveva essere la profumazione al muschio bianco, non mi sto rincoglionendo, mi ricordo di averlo letto da qualche parte, non lo so, qua non c'è scritto, però io veramente mi ricordo che questa era la versione al muschio bianco, ma non c'è scritto da nessuna parte. Dolce protezione, deo spray, vabbè. Non mi ha fatto impazzire, o meglio, macchia gli abiti, quindi dovete proprio aspettare parecchio prima di indossarli, io la mattina ho i propri minuti contati, però ha una buona durata, quindi utilizzato sotto stress, magari con giornate dalla mattina alla sera fuori di casa o testato in palestra, ha avuto una buona resa. Però diciamo, ecco, ne esistono di migliori. Ho terminato questa porcheria finalmente e sto parlando della Anti-Pollution Plus Detox. Era un'acqua micellare cleansing per occhi e viso della linea Elixir Jeunesse di Yves Rocher. Come vi ho già detto, io ho provato di questa linea perché era all'interno di una My Beauty Box, se non sbaglio quella di ottobre, non questo ma il precedente, quindi pensate a quanto ce l'ho. E c'era all'interno crema viso notte, lasciamo perdere, crema viso giorno per pelle mista, non ne parlo neanche. Maschera flash 5 minuti, stendiamo un velo pietoso, e questa. Allora, questa è, la potrei definire un'acqua micellare ibrida, perché non è un'acqua, ma non è un sapone. È una soluzione, guardate, ne è avanzata un pelino, densa, che proprio fa strato sul viso, non pulisce in profondità, era come che si fermasse, come che creasse una barriera, quindi non pulisse la pelle in profondità. Non strucca, scordatevi che vi tolga qualsiasi residuo, qualsiasi traccia di make-up, perché non strucca bene neanche la base, figuriamoci gli occhi, come c'è scritto qua, o un rossetto liquido. Non è piaciuto neanche l'effetto sulla pelle, perché la lasciava
unticcia. Ovviamente io subito dopo lavavo il viso, proprio non è piaciuta per una, ci ho messo un'eternità a finirla e finalmente è terminata. Di questa linea purtroppo non mi è piaciuto niente. Secondo me è una linea totalmente flop. C'è chi si trova bene, buon per voi, però a mio avviso, ovviamente è sempre un parere soggettivo, però su di me l'effetto era qualcosa di tremendo. Pensate che la crema notte l'ho data a mia mamma, mi ha detto guarda è acquetta, stesso parere che ho dato io, e me l'ha restituita, in realtà non era neanche fine, sicuramente non se n'era accorta, ce n'era ancora un po' all'interno. Quindi come vi dicevo, non è come il gel micellare di Garnier, che è una soluzione appunto micellare che quindi crea una schiuma e deterge bene il viso in profondità. Questa è una soluzione proprio, non so come si chiama, però è spessa. Voi mettete sul dischetto di cotone questa cosa spessa, che già come lo premete vi si sposta. In più rimane appiccicosa, rimane unticcia. Beh, direi che può bastare per quanto ne ho parlato, quindi l'ho terminata. E in ultimo ho terminato tre maschere in tessuto di Innisfree, che è un brand coreano che veramente io amo. E meno male che ne ho un'altra scorta di queste maschere, perché sono pazzesche. Ho provato questa alle bacche di Akai, questa al miele e questa al karité. E me le ero lasciate in questo periodo sperando in un momento di secchezza dall'estate. Ho detto no, me le conservo per l'inverno, quando proprio avevo bisogno di una sferzata di nutrimento. Non so cosa sta succedendo alla mia pelle, ma vabbè. Fantastiche, super imbevute, sono fra le mie maschere in tessuto preferite in assoluto. Profumazioni molto delicate, ma lasciano la pelle proprio morbida, ben nutrita, idratata in profondità. E questa, se non erro, vediamo se non... Esatto, questa invece al burro di karité aveva un siero lattiginoso, ma mi è piaciuta veramente tantissimo come ha lasciato la pelle. Fra queste che ho provato, queste tre, questa è stata la mia preferita in assoluto. Le trovate su Amazon, veramente questa la migliore. Questo era tutto ciò che io ho terminato a febbraio. È assurdo, me ne rendo conto, è raro che io arrivi a riempire questo, cioè guardate la capienza e come avete visto era saturo e il calendario dell'avvento ovviamente qua non era possibile metterlo, però penso che sia il mese in assoluto da quando ho aperto il canale e da quando ho aperto il blog che mi ha dato più soddisfazione di tutti. Veramente non sono mai stata così contenta di terminare così tante cose. Se siete state così coraggiose da arrivare a questo punto del video, io vi ringrazio e se vi va lasciatemi un like. Vi saluto, vi mando un bacio grande e ci vediamo nel prossimo video.